Centro Revisioni Florio Calandra. Buon pomeriggio da Dario Pasta, ben trovati all'appuntamento delle 18 di Fil Rouge News. Oggi andiamo a conoscere e a presentare una nuova disciplina sportiva, lo stand-up paddle, dicevo appunto una disciplina emergente. Ne parliamo con Vincenzo Michelucci, istruttore federale, che ci presenta da subito appunto lo stand-up paddle. Vincenzo, ben trovato. Ciao, buon pomeriggio. Nulla che dirvi, lo stand-up paddle è un nuovo sport, possiamo dire nuovo, perché in Italia è arrivato da pochissimo tempo. In realtà esiste da moltissimi anni, parte alle Hawaii, si inizia a diffondere negli Stati Uniti fino ad arrivare anche in Europa, e ad oggi soprattutto nel nord Europa è molto diffuso. In Italia ci stiamo lavorando, in Sicilia ci sono due grandi centri che si occupano di stand up paddle, e sono lo Yacht Club Lacchius di Ortigia e Water Experience, società di cui sono ora appunto qui a Mondello, a Mazara del Vallo. Che dirvi, è uno sport facilissimo da approcciare, perché si può iniziare veramente in modo super super semplice. Successivamente si può decidere se impostarlo in modo ludico, quindi escursioni, passeggiate, pranzi in SUP, cene in SUP e quant'altro, o diciamo spostare l'attenzione sull'agonismo, quindi sulle gare, e quindi passare a delle tavole da gara, passare a dell'attrezzatura un po' più performante e allenarci per fare lunghe distanze appunto. Come prima risposta, come procede appunto il livello di fidelizzazione? Quante persone e come è diffuso questo sport? Avete già avuto dei riscontri, visto che insomma la stagione estiva ormai è alle porte? È una disciplina che annovera sempre di più appassionati, me lo confermi? Sì, lo confermo. Sicuramente voglio sottolineare l'anno. Non è soltanto una disciplina estiva, solo che chiaramente, essendo una disciplina si pratica prevalentemente al mare, la tendenza è quella di andare al mare d'estate, ma in realtà noi viviamo il Golfo di Mondello, quello di Tonnarella, a Mazara del Vallo, tutto l'anno, ed è stupendo, perché comunque riesce ad apprezzare molto di più quello che abbiamo qui in Sicilia. Vincenzo, ti chiedo se già c'è un calendario di appuntamenti, di gare dello stand-up paddle da qui alle prossime settimane. Allora, sì, è iniziato proprio lo scorso weekend il campionato italiano stand-up paddle, con prima tappa a Cecina. Prossima tappa sarà a Piombino, sempre in Toscana. Noi ospiteremo la finale del campionato italiano a Mondello, anzi già colgo per invitarvi tutti il 15-17 ottobre 2021, saranno 3 giorni di festa, di evento, speriamo, e nulla, sarà un vero spettacolo, perché comunque parteciperanno atleti di ogni livello e di ogni provenienza. Non abbiamo soltanto presenze italiane nel campionato italiano, perché appunto spesso anche amici di altri stati si uniscono alle competizioni. Parliamo anche di un'altra disciplina, lo wing foil. Anche questo è davvero molto molto interessante e divertente. Come ce lo presenti, Vincenzo? Allora, il wing foil è un bellissimo ibrido tra il kitesurf e il windsurf, una disciplina molto facile da approcciare rispetto alle due che ho citato, con la quale si stanno appunto sviluppando nuovi orizzonti proprio in questo momento, perché è una disciplina nuovissima che vede il suo vero successo, inizia praticamente l'estate scorsa, e quest'anno è totalmente esplosa.
sono nati due circuiti internazionali al quale noi abbiamo partecipato alla prima tappa del Windfoil Tour qui in Sicilia, è stata a Pozzitello, a Mazara del Vallo. È uno sport bellissimo perché ti consente di uscire con qualsiasi condizione meteo, vento fortissimo, vento leggero, onde, mare piatto, quindi comunque ci si diverte. Super, super divertente. Bene, Vincenzo, ti ringraziamo per il tuo intervento. Abbiamo visto davvero Grazie a voi. delle bellissime immagini che fanno venire davvero voglia di andare a mare e perché no di provare queste nuove discipline che abbiamo presentato, lo stand-up paddle e il wing foil. Grazie ancora a Vincenzo Michelucci, istruttore federale, che è Grazie a intervenuto voi. oggi alle nostre telecamere. Grazie ancora, Vincenzo. Ciao, grazie a voi. Bene, rientriamo in studio, abbiamo presentato queste due discipline curiose che, come ha detto poco fa, vedendo delle immagini davvero spettacolari, viene voglia davvero di provarle. Con questo è tutto, si chiude l'appuntamento di oggi pomeriggio con Fil Rouge News. Ringrazio Marco Biondo che ha curato la parte tecnica. Grazie e buona serata.